Un'altra annata decisamente positiva per la pugilistica lucchese che, sebbene abbia sostenuto meno incontri rispetto al 2018, 107 contro 155, ha però alzato l'asticella della qualità e della difficoltà tecnica agonistica. La ciliegina sulla torta a ridosso di Natale, grazie alla spettacolare vittoria di Marvin De Mollari sul ring di Cinecittà la sera del 20 dicembre. Al termine di sei riprese durissime, l'allievo di Giulio Monselesan ha sconfitto ai punti l'astro nascente del pugilato romano Luca Angeletti. De Mollari, che al seguito aveva anche un nutrito gruppo di tifosi, ha chiuso meglio il match e l'arbitro e giudice unico gli ha segnato il verdetto di stretta misura, anche se tutti e due i pugili non hanno demeritato. Marvin De Mollari attualmente è il numero 7 della classifica nazionale dei Superpiuma, anche se combatte nei leggeri. Adesso, per il titolo del torneo delle cinture War Boxing Council, se la vedrà con il 24enne Charlemagne Charlie Meton Giocomp, che nell'altra semifinale ha battuto ai punti il campano Sirica. La finale si svolgerà a marzo, con sede e data però ancora da stabilire. La pugilistica lucchese non lesinerà gli sforzi per ospitarla a Lucca o a Capannori. Subito dopo le feste di fine anno, i dirigenti lucchesi si metteranno al lavoro per offrire al loro pugile la ghiotta opportunità di combattere di fronte al pubblico di casa.